Questa clip sarebbe dovuta rimanere privata nella galleria del mio cellulare. Ma sapete, nello storytelling esiste una tecnica che si chiama hook. Hook. Ovvero prendere all'amo lo spettatore. Questo tizio si chiama Tudor. Nonostante ci conosciamo da solo un anno, è un buon amico. E sarò sincero, è davvero un bravo ragazzo. Quindi in piena notte non si aspettava che gli portassi due tipi in camera. Scusate se vi terrò all'amo su come andrà a finire, ma sono le regole dello storytelling. Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down by me. Con oggi sono esattamente 2 anni che vivo a Milano, quindi si può dire che oggi è il mio secondo milaniversario. Tanti auguri a me. Milaniversario fa un po' schifo come parola, però vabbè, l'ho coniata io. C'è da dire che ognuno di noi è diverso e ha esigenze diverse. Il fatto è che ci sono persone più adatte al piccolo paesello ed altre adatte alla metropoli. Io le ho vissute tutte e due. Vi riassumo un po' la mia vita e cercherò di essere il meno noioso possibile. La mia vita è splittata in una prima parte in cui vivevo in un paesello dell'entroterra sardo. Non avevo tantissimi amici, anzi, a dirla tutta, non ne avevo per niente. Questo sono io al compleanno dei miei 7 anni. Non era venuto nessuno. Fortunatamente anni dopo ho recuperato in positivo il mio rapporto con la Sardegna. Nella seconda parte della mia vita sono andato in Sicilia e mi sono trasferito in paeselli sempre più grandi, 10.000 abitanti, poi 40.000, infine 80.000. Ecco, a quel punto pensavo quasi di vivere in una grande città. Alla tenera età di 26 anni, convinto di essere un professionista esperiente, un uomo adulto, mi trasferisco a Milano. Appena trasferito mi sono sentito come una microscopica formichina in un gigantesco, enorme, confusionario formicaio. La prima cosa che scopri non appena ti trasferisci a Milano è che gli affitti sono lo scoglio più grosso. Abituato a vivere in un appartamento da 90 metri quadri, con la stessa cifra a Milano affitti uno sgabuzzino da 15, in cui a stento c'entra il letto. Scopri che a Milano ci sono i mezzi, questa parola così sconosciuta. Puoi tranquillamente non avere un'auto e spostarti in qualunque parte della città con i mezzi. Se proprio ti serve un'auto la prendi in car sharing oppure un taxi. Tra l'altro, avere un'auto di proprietà è una follia, tra vetri spaccati, perché cercano di rubare, tamponamenti, multe di ogni tipo. Poi, visto i ritmi e le distanze molto diverse rispetto a un paesello, è molto improbabile tornare a casa in pausa pranzo e farsi un piatto di pasta. Quindi abituati agli all you can eat e ai menù di pranzo, cotolette e patate. Però ci sono mille cose incredibili come eventi, concerti, arte. Ho iniziato ad andare in giro sbattendomi nelle palle di quello che la gente potrebbe pensare vedendomi, anche perché in realtà la gente se ne sbatte realmente le palle. Ho iniziato quindi a vestirmi come mi pare, ad andare in giro come mi pare e soprattutto fare tutto quello che mi pare. Ricapitolando, sono arrivato a Milano come una piccola confusa formichina e gli affari con la mia attività video stavano andando a rotoli. Io non mi sono fatta il conto di quanto sono con le 2 fatture da incassare, però calcola che quello che incassi lo devi assolutamente destinare al pagamento di questi F24, quindi per favore stringi i denti, così riportiamo la situazione in salute e stiamo tutti più tranquilli. A questo punto, come in qualsiasi storytelling che si rispetti, c'è il momento del dramma. E il dramma in questo caso è che la mia attività video stava andando a farsi fottere. E per la prima volta in vita mia ho scoperto che cos'è lo stress. Stavo pensando che forse era il caso di tornare in Sicilia e abbandonare Milano. Sì, ciao mamma. Scusa, non ti ho risposto in questi giorni. È tutto bene, che sto lavorando tanto. Vabbè, domani magari ti chiamo, ti racconto meglio. Dai, tutto bene? Salutami papà, ciao! Poi un giorno, il colpo di scena. Ordino una pizza in ufficio, non mi ero reso conto che non avevo contanti. Trovo una manciata di sterline e penso, ma sì, lo pago con quelle, magari non se ne accorge. Sì, intatto. Se ne accorse come? E mi ritrovo online su YouTube. Quel ragazzetto era tra gli YouTuber più gettonati in Italia. La roba delle sterline lo aveva fatto molto ridere, quindi mi scrive e scopriamo di essere vicini di casa. Ma penso un po', il mio vicino di casa fa l'idiota su internet. Gli dico, senti un po', ma se ti aiutassi a fare un video? Lo aiuto a montare quel video e scopro che far video su YouTube non è poi così difficile. Quel video gli fa 1 milione di visualizzazioni. È su YouTube che devi fare questi video, quello che fai è raccontare storie, quello che fai è fare storytelling, quindi è YouTube che dovresti usare. Fidati. C'è una scommessa?
da quel giorno quel ragazzetto che si chiama Tudor ha iniziato a diventare una sorta di mentore per me. Mi ha spiegato tutto quello che c'è da sapere sul mondo di YouTube. E un anno dopo aver capito perfettamente le dinamiche, ho deciso di aprire il mio canale. A trovarmi Emanuele Mallorum, il cognome a quel retrogusto siciliano, ovviamente. Il cognome è Sardo. Sardo? Perché c'ho papà sardo e mamma siciliana. E chi diavolo l'avrebbe mai detto che tra Instagram e YouTube, 2 anni dopo il mio trasferimento a Milano, sarei diventato dal nulla una micro celebrità di internet. Ciao, sono sempre ruffiano con le donne quando si tratta di fare complimenti giusto. Sull'età. Micro celebrità di internet è un po' come essere un fenomeno da baraccone. Ogni tanto qualcuno ti becca per strada, ti riconosce e ti chiede una foto. Non sei abbastanza famoso per saltare le file dei drink in discoteca, ma sei abbastanza conosciuto per ritrovarti qualcuno accanto che guardando ti pensa: ma io questo lo conosco, ma che sfigato, sta facendo la fila. Tudor, perché ti sei addormentato? Voglio sederti. No, c'è una festa in corso, vieni. Dai, viva la vita. È pazzesco che tutto quello che è successo perché ho conosciuto la persona giusta al momento giusto. Il punto è che prima mi sentivo come se manovrassi un treno. Non potevo cambiare binario, ma decidere soltanto se decelerare o accelerare. Trasferendomi a Milano, mi sono sentito come a bordo di un'auto, dove non conosco la destinazione, ma tutte le volte che voglio, posso decidere quando svoltare. Perché Instagram TV è il futuro. Ma vaffanculo. Che t'avevo detto? Mannaccia a te. Ci hai messo di tempo però per deciderti. Però hai fatto bene. Guarda che cazzo hai combinato in un mese. Pensa in un anno. Pensa in 10 anni.